occorre un tavolo interdisciplinare che consenta riflessioni in materia, no? Per favorire, valorizzare la creazione di nuovi contesti di produzione culturale e naturalmente non solo questo, anche la gestione e valorizzazione dell'esistente. E mi piace infine la parola alleanze, che vedete in questo discorso c'è un turnus finale che non posso nascondere, e cioè, tornando alla questione campagna elettorale, poesia, amministrazione prosa, noi che siamo in carica da un anno fronteggiamo la più grave crisi finanziaria della storia di questo comune. Io francamente avrei pensato di occuparmi di altro, ma ahimè la maggior parte delle mie energie sono, specie da qualche tempo a questa parte, assolutamente assorbite sul tema della contabilità pubblica, che immagino non sia materia destinata a suscitare gli entusiasmi delle folle, però rappresenta un esercizio di responsabilità a cui non ci si può sottrarre, se è vero come è vero che per le elezioni vale il detto del matrimonio, della buona e della cattiva sorte. Questa non è la miglior sorte, ma non ci sottraiamo. Allora, di alleanze sicuramente abbiamo bisogno, atteso che la situazione dell'ente è tale per cui noi siamo chiamati a politiche draconiane che certamente non ci fanno piacere, ma che sono ahimè l'unica alternativa, a parte qualche fantasioso solone che suggerisce il contrario, ma ahimè i numeri sono freddi ed oggettivi. Quindi proprio in materia culturale e artistica credo che più che mai abbiamo bisogno di alleanze. Concludo con una riflessione che è questa, e cioè questo in qualche modo è coerente con l'idea che fino a qualche tempo fa avevo solo teorica per avere qualche lettura così nel tempo libero e che adesso invece mi accorgo essere molto pratica, quella cioè per cui oggi lo Stato arretra ma la società avanza, avanza e come, con quella vivacità culturale di cui ripeto anche oggi abbiamo una rappresentazione plastica, e quindi di alleanze c'è davvero un grande bisogno. Io sfortunatamente concludo qui e come pessima tradizione dei politici, dopo il saluto scappo via perché ho degli indiani metropolitani che mi attendono di là, ma vi rassicurerà sapere che lasciamo l'intellettuale organico al professor Presutti a prendere buona nota, cercando naturalmente di come dire, recuperare idee, suggestioni e proposte che possono essere utili. Vi ringrazio e buon proseguimento. Bene, ringrazio il sindaco e in effetti mi ricollego a quello che lui diceva, lasciamo perdere la sua canzonatoria generosità nei miei confronti, ma questo è un altro tema, perché in effetti questo nasce appunto come la volontà di un seminario, un provvedimento per promosso un po' consigliare, proprio perché per chi amministra è bene confrontarsi con gli esperti, con il pubblico su questi temi, e in questo senso è utile per me, insomma, che da poco meno di un anno sono in questo ruolo di amministratore comunale, confrontarmi col professor Torsogna, che appunto è docente di diritto amministrativo, sui temi molto interessanti posti dal suo contributo al libro, titolati Diritti culturali per lo sviluppo umano, poiché in particolare noi ci troviamo in una situazione complessa, diciamo, di dover attivare tutto quanto possibile per scongiurare lo squilibrio del bilancio, evitare il dissesto, e noi ci troviamo in questo quadro che curiosamente non rientra, diciamo, tra le attività, tra i servizi essenziali che un comune deve erogare, diciamo, la promozione delle attività culturali. Non è giuridicamente avvertito come un servizio essenziale, e quindi se io amministratore non opero in quella direzione, cioè tagliando, e quindi lascio, come dire, copertura da quelle parti, e per questa ragione non chiudo il bilancio, ecco che sono colpevole di aver determinato una condizione di squilibrio. Questo curiosamente in un paese nel quale noi abbiamo avuto un'economia allegra, un'economia pubblica allegra a favore della cultura. Mi spiego in che senso. Non c'è mai stato un eccesso di spese sul piano culturale, ma è stato sicuramente il paese, in queste parti accadeva sistematicamente, delle leggi, ad esempio a livello regionale, sulle singole iniziative, delle poste in bilancio dedicate a questo, a quell'evento, e molto spesso
spesso tutto questo era una riserva a favore sempre degli stessi attori che molto spesso, diciamo, conducevano dignitosamente la propria vita grazie a questo sistema di coperture pubbliche, quindi apparentemente facevano pensare a qualcosa di blindato, di fissato, di insuperabile, e poi in realtà noi abbiamo ancora un quadro normativo che in realtà non protegge realmente i servizi connessi all'attività culturale, che pure, ripeto, parto culturalmente, politicamente, da un punto di vista, sono fondamentalmente ciò che più caratterizza una dimensione urbana. Ecco, mi pare che questo sia un dilemma abbastanza rilevante, ma con questo non voglio condizionare il professore al suo intervento, perché diciamo che già il contributo spazia su molti altri temi, ma su questo punto metterei la parola. Solo su questo? No, io ho detto non voglio condizionare, ma partendo da questo. Presentare il proprio libro non è molto elegante, quindi più che presentare il libro inizierei con il raccontare qual è il contesto in cui il complesso di iniziative che poi ha consentito a questo libro di nascere. Film di qualche anno fa, in una scena, a un certo punto un attore si rivolgeva alla televisione e diceva: dimmi qualcosa di sinistra. Io non dirò nulla né di sinistra né di destra, ma vorrei arrivare alla seconda parte del mio intervento a dire qualcosa di diritto e anche in particolare di diritto amministrativo. Perché questo proposito? Perché nella confronto che in questi anni abbiamo avuto tra giuristi, economisti, curatori, storici dell'arte, direttori di musei, operatori in senso ampio del settore culturale, pur essendoci proposti per rimanere fedeli alla filosofia di fondo del nostro percorso, ossia di tentare una interdisciplinarità che cerca di costruire un meta punto di vista, un punto di vista ulteriore rispetto a quello da cui ciascuno di noi parte, ci siamo trovati spesso il giurista a fare l'economista a fare il giurista, il curatore d'arte contemporanea in particolare, che è diventato bravissimo nel impostare. Bene, adesso dopo questo attacco, diciamo, sdrammatizzante, invece racconterò il nostro percorso. Questo complesso di iniziative entrò in parte nel 2009 sulla base di un progetto di ricerca dal titolo Politiche pubbliche, strumenti giuridici e modelli economici per i servizi culturali, politiche pubbliche ed economia dalla cultura. Si tratta di un progetto che appunto faceva leva come impostazione di base sugli studi di Pierluigi Sacco, che ha messo a punto più di altri l'evoluzione della scienza economica italiana in tema di sviluppo trainato dalla cultura negli anni più vicini a noi. Ha messo a punto una teoria dei distretti culturali evoluti, ma di questo parlerà forse se ne voglia lui. E su questa base abbiamo, diciamo, fatto un ragionamento, un progetto di ricerca che ha iniziato a far collaborare insieme giuristi, economisti e operatori del settore culturale. Per quale ragione? Dal punto di vista dei giuristi, perché a me pareva che sia in campo economico, sia in campo giuridico, sia in campo artistico e della teoria estetica e delle pratiche artistiche vi fosse in qualche modo rilevabile l'emersione di un paradigma di relazionalità sia nei vari ambiti disciplinari. Pensiamo alla estetica relazionale,
ai discorsi di Luigi Sacco sul paradigma di relazionalità della teoria economica ed anche nel campo del diritto amministrativo. Al di là di questa formula apparentemente enigmatica, se la foriamo, al fondo che cosa c'è? C'è la centralità della persona, la centralità di non solo bisogni vitali ma anche bisogni relazionali che chiedono, reclamano ai pubblici poteri voce e risposte. Ossia, come dice Pierluigi, Sacco, non vi sono solo bisogni vitali da soddisfare ma bisogni relazionali. Le persone fioriscono in determinati contesti relazionali e lo sviluppo fiorisce in determinati contesti. Il ruolo dei pubblici poteri è fondamentale dal punto di vista del giurista di diritto amministrativo e questo è l'aspetto che ha più in qualche modo toccato, ha stimolato un percorso di approfondimento. Centralità della persona che richiama nell'ambito del diritto pubblico italiano una rilettura della Costituzione che parte dagli anni 60, la riscoperta della Costituzione, quando si capisce che l'intera architettura dei pubblici poteri, tutta la seconda parte della Costituzione, è servente rispetto alla prima parte. Intanto i pubblici poteri hanno ragione di esistere nell'ordinamento in quanto danno risposte ai diritti fondamentali e sociali sanciti nella prima parte della Costituzione italiana. Oggi questa affermazione appare da un lato scontata, dall'altro anche venata in una certa dose retorica, per quanto in qualche modo sia entrata e sia stata assimilata, ma quando questo discorso è stato inserito da prima sul piano della teoria giuridica, poi anche delle politiche pubbliche, molta acqua è passata nell'ultimo decennio questo tipo di percorso ha subito un'accelerazione, un ulteriore approfondimento in quanto si è iniziato a parlare di amministrazione di risultato. Qual era il paradigma tradizionale dell'amministrazione italiana? Un'amministrazione di stampo weberiano burocratico, un'amministrazione per atti, il cui fine era l'ossequio formalistico della regola e la produzione di un atto legittimo. Anche se questo atto legittimo non fosse, diciamo, utile per dare poi una risposta concreta ai cittadini. Ebbene, questo insieme di ingredienti ha portato, diciamo, a mettere a punto questo progetto di ricerca e poi le attività didattiche che hanno trovato in Sardegna un contesto favorevole. Un contesto favorevole non solo perché in Sardegna, come anche nelle altre regioni d'Italia e d'Europa, si applica il diritto comunitario, perché qui una battuta: quando arrivai in Sardegna un funzionario comunale mi disse: professore, ma lei si sbaglia, perché la Sardegna è una regione a statuto speciale, qui non si applica l'ordinamento comunitario. No, non è, non solo perché anche in Sardegna si applica l'ordinamento dell'Unione Europea e le politiche europee che puntano con decisione sul modello di sviluppo su base culturale, pensiamo alla strategia di Lisbona e oggi Europa 2020, ma perché perlomeno a partire dalla seconda metà degli anni 2000, ma vi erano già le anticipazioni nella legislazione precedente, la legislazione della regione Sardegna ha puntato perlomeno a livello di dichiarazione di principio decisamente su un modello di sviluppo trainato dalla cultura e dalla conoscenza. Basti citare una legge regionale, la 7 del 2007, la 14 del 2006, e vi è un bacino di iniziative, vi è ad esempio un robusto programma di sostegno ai visiting professor. Noi in Sardegna, a differenza di altre regioni d'Italia, delle due università di Sassari e Cagliari, abbiamo la possibilità di ospitare per lunghi periodi professori e ricercatori stranieri, e una parte di questi fondi che le
due università hanno destinato addirittura a ospitare studiosi di chiara fama, quali premi Nobel e così via. Leggi che valorizzano le attività culturali ed anche la promozione della cultura e la produzione di cultura contemporanea. Quindi si è fatto leva su queste, su questa legislazione, su queste politiche, si è cercato di far ruotare attorno a queste iniziative anche le altre poche ma significative realtà esistenti, fondazioni, la Fondazione Banco di Sardegna, il Museo Man della provincia di Nuoro, che è un museo di arte moderna e contemporanea, che ha acquisito una certa, diciamo, visibilità grazie all'opera da prima della direttrice Cristiana Coll, che è stata coordinatrice artistica della prima edizione del Man, poi è subentrato un nuovo direttore da un anno e mezzo, Lorenzo Giusti, la Fondazione Rivola e l'Istituto Regionale di Studi. Sono gli enti che hanno costituito il progetto, diciamo, iniziale. Oltre alla politica e agli strumenti specifici del settore culturale, ma qui quello che si è cercato di invece evidenziare è che la cultura non è un settore specifico, ma è una piattaforma trasversale alle varie politiche, ai vari ambiti di intervento, quindi si è creata anche un'integrazione con altri settori, l'ambiente, il governo del territorio, la tutela del paesaggio, il turismo e così via. Quindi l'integrazione di più politiche, più settori di intervento attorno a questo progetto. La prima edizione del Master, l'economia per la cultura e l'arte, si è tenuta nell'anno accademico 2010-2011, siamo oggi arrivati alla terza edizione e ben siamo quasi 60 diplomati costituiscono in qualche modo il tessuto, il telaio che inizia a operare nel territorio in sinergia e collaborando con queste istituzioni. Pensiamo che nel 2010 era il periodo in cui si diceva in Italia che con la cultura non si mangia. Oggi forse si è arrivati al processo opposto, per cui di cultura si parla forse in maniera eccessivamente economicistica, non economica, alla Pierluigi Sacco, come ci spiega. Attorno a questa rete di base si è andata costruendo poi una rete nazionale e anche internazionale. Nel 2012 un altro progetto di ricerca in collaborazione con un'università portoghese ci ha consentito di presentare le nostre attività a Guimarães, capitale europea della cultura del 2012, e altre associazioni, non la faccio troppo lunga, per arrivare a sottolineare che questo drappello di diplomati ha poi costituito un ufficio DECALAB, DECA, acronimo del Master, che è un incubatore di sviluppo territoriale su base culturale che cura la realizzazione di progetti sul territorio in collaborazione con i comuni. Questo ufficio, questo incubatore di sviluppo, è coordinato per la parte economica da Guido Ferilli, che è allievo di Pierluigi Sacco, e chiaramente per la parte giuridica con i nostri laureati di giurisprudenza. Fatta questa premessa, arrivato di questo, mi pare, del professore di diritto amministrativo, che farei, gli darei qualche riflessione a maglie molto larghe. Cultura e beni culturali. Il nostro sindaco ha già accennato a un punto centrale. Tutti sappiamo che l'articolo 9 della nostra Costituzione è stato un oggetto di un'interpretazione riduttiva e estetizzante, che ha posto in prima linea la salvaguardia intesa come conservazione del patrimonio culturale, quella filosofia del guardare indietro, e ha posto in ombra invece la prima parte dell'articolo 9, che fa riferimento alla Repubblica che promuove lo sviluppo della cultura.
attività di promozione dello sviluppo della cultura e di produzione di cultura contemporanea che in passato ha costituito l'anima che ha consentito ai beni culturali che oggi abbiamo sul territorio italiano di esistere. Qualcuno ha osservato che se in passato si fosse ragionato come ragioniamo adesso, la cupola del Brunelleschi non sarebbe mai stata costruita. Quindi l'obiettivo di riattivare questa osmosi, questa continuità tra promozione della cultura contemporanea e salvaguardia e anche risignificazione, comprensione del patrimonio culturale. Il dibattito giuridico sul tema dei beni culturali, e mi fermo alla sola fase che va dal 2001 ad oggi, non torno indietro, si è concentrato quasi esclusivamente su un problema che è quello della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, di chi è la tutela, di chi è la valorizzazione, e si è concentrato tra l'altro su un aspetto che è il riparto delle competenze legislative. Sul punto tornerò tra breve. Per evidenziare un altro aspetto per cui il dibattito italiano, per una sorta di paradosso che tra breve evidenzierò, si è andato a chiudere in un piccolo cerchio anche riguardo a un altro punto. Nel 2003 e nel 2005 due convenzioni internazionali, UNESCO, proteggono la diversità culturale e l'espressione delle identità culturali. In recepimento di queste convenzioni internazionali, in Italia, attorno agli anni, negli anni 2006 o 2007, ci si è concentrati, cioè il problema di tradurre sul piano del diritto positivo queste convenzioni internazionali con una disciplina adeguata a dare una forma di protezione a espressioni della diversità culturale, si è incentrata attorno a un dilemma: inclusione nel codice dei beni culturali sì o inclusione nel codice dei beni culturali no, ossia estendiamo la disciplina dei beni culturali anche alle attività culturali, espressione di diversità culturale, identità culturale, quindi discorso sconta un po' di indeterminazione e mi scuserete. Qui una sorta di paradosso. In questo volume voi trovate un articolo di Marcos Vaquer, spagnolo, collega di Madrid, e un articolo di Teresa Carballeira Rivera, spagnola, collega di Santiago de Compostela, e con una, diciamo, tranquillità. Vedete come ogni modo di vedere è un modo di non vedere. Loro, in apertura dei loro articoli, riconoscono con grande chiarezza che la dottrina spagnola, ma direi più in generale la dottrina europea, è debitrice alla teorizzazione italiana, Massimo Severo Giannini e prima Commissione Franceschini dei beni culturali. Massimo Severo Giannini, quando scriveva il tema dei beni culturali, appoggiava il suo discorso sul diritto positivo di allora, però aveva ben presente, era componente, qual era la riflessione che si era fatta in seno alla Commissione Franceschini. C'è una frase che apre, che basta a, diciamo, cancellare tutto il dibattito che si è fatto in Italia intorno agli anni 2006-2008. Giannini dice: bene culturale, sappiamo, bene culturale può avere un supporto materiale, ma ciò che è oggetto di tutela è il valore e non la cosa. Massimo Severo Giannini con grande chiarezza ci dice: quando si porrà il problema di tutelare attività, valori culturali privi di un supporto materiale, allora sarà necessario varare una disciplina di diritto positivo adeguata ai caratteri di questa tipologia di bene culturale, ossia l'ampiezza del concetto di bene culturale già da allora includeva le attività culturali o i beni culturali intangibili, privi di supporto materiale. E allora
allora perché non ho chiamato Marco Stacchetti? Perché loro riconoscono il debito verso la nostra teorizzazione, ma non identificano bene culturale con bene culturale avendo un supporto materiale, così come invece ci si è, diciamo, in qualche modo addestrati a fare in Italia. Competenze. E politiche pubbliche. E ho finito. Tutti sappiamo, perché la televisione ce lo racconta tutti i giorni, anche Facebook, nel 1940 il riparto di competenze della Costituzione del 47 non ha funzionato. Il riparto di competenze della riforma del 2001 non ha funzionato. La riforma che si sta varando del 2015 ha le caratteristiche per poter funzionare? A mio modo di vedere no. Perché? Perché l'attenzione è tutta spostata sul riparto delle competenze legislative, quando il profilo essenziale è il riparto, ma più che il riparto, il coordinamento e l'integrazione delle competenze amministrative. E qui rispondo allo stimolo che è stato dato in apertura, e dell'articolo 119, quindi il problema della contabilità pubblica e del cosiddetto federalismo fiscale. Il nuovo testo che si sta varando dell'articolo 117 della Costituzione, punto 117 della Costituzione, quello che riguarda le competenze legislative, non diverge da molto da quello attualmente vigente. Si continua a ragionare secondo uno schema del parallelismo delle funzioni amministrative e delle funzioni legislative, del tutto inadeguato a cogliere l'essenza delle politiche pubbliche, cui ci chiama l'Unione Europea, che sono insieme fasci coordinati di più poteri, competenze, compiti, verso un risultato, verso la risposta a un bisogno della comunità. Nel libro, e qui chiudo l'intervento iniziale, al di là della diversità di linguaggio e di terminologia dei diversi apporti disciplinari, la centralità della persona, il coordinamento e l'integrazione di più filiere di attori, pubblici e privati, intesa come integrazione pubblico-pubblico, privato-pubblico, privati-privati, la relazionalità, il territorio con le sue specificità e l'esigenza di indagini situazionali, ossia l'impossibilità di applicare in modo indifferenziato a qualsiasi contesto delle ricette pronte per l'uso, e il ruolo essenziale dei pubblici poteri per lo sviluppo su base culturale, sono i dati che, a mio modo di vedere, attraversano, diciamo, la riflessione. Massimiliano Scudieri parla di comunità etiche. Io parlerei di operazione amministrativa orientata a un valore, ma al di là della diversa terminologia, mi pare che vi sia una. È la prima volta che sento una conclusione senza un oggetto. È un modo di tenere aperta la discussione. Non so se il Presidente della Regione porta acceso il suo saluto, visto che poi dovrà occuparsi a breve di Antenne, credo. Va bene, allora andiamo avanti e, vi dicevo, approcci multidisciplinari, è il turno della professoressa Morselli, che è una storica dell'arte moderna e che in particolare, credo la sua formazione artistica, tra le altre cose, però ha sempre guardato con particolare attenzione al tema del collezionismo, e proprio su questo argomento si è appunto intrattenuta studiando una lunga durata un fenomeno di collezionismo illustre, principesco, quello di Gonzaga, proprio a mio giudizio, perché su questo
ovviamente ho bisogno di lumi, per, come esempio di una lunga durata che ci aiuta a coordinare i diversi poli del collezionismo, diciamo antico, d'età moderna, anche se pare paradossale come definizione, ma di fatto è così, e il collezionismo assolutamente diverso nella contemporaneità. E poi vediamo come ricollegare tutto questo al resto. Grazie. No, benissimo. Grazie a tutti. E, quando Domenico Torsogna mi chiese di insegnare al suo Deca Master Economia e Cultura, eravamo tutti proiettati sulla contemporaneità, e quindi un po' è stata una sfida quella di inserire la modernità. La modernità per noi ovviamente ha, per noi storici, sono una storica, perché una storica dell'arte, ma sono una storica, quindi la modernità arriva fino alla Rivoluzione Francese. Quindi chi ho incontrato in questi anni in Sardegna e come ho piegato poi i miei saperi, che sono appunto di esperta di storia del collezionismo, di committenza, di patronage, soprattutto tra 5 e 600. Perché non vivo nell'antichità, ovviamente, non vivo con, né con Guido Reni, di cui sono una specialista, né con Gonzaga, di cui conosco ormai ogni piega, esattamente. Ma proprio perché, partendo dall'articolo 9 che citava il professor Torsogna, ci sono dei termini che sono stati abusati nel corso degli ultimi 30 anni che devono essere interpretati in una chiave contemporanea. Sono il termine di salvaguardia, sono il termine di tutela, sono il termine di conservazione. Diceva prima il professor Torsogna, la prima parte dell'articolo 9 parla di salvaguardia e guarda indietro. Ecco, noi vogliamo, con una piccola coorte di persone che lavora su questi temi, vogliamo guardare in avanti. La salvaguardia deve guardare in avanti. La salvaguardia, la tutela, la conservazione deve allinearsi con la contemporaneità. Ecco che allora il Deca Master mi ha offerto la possibilità in questi anni di parlare con dei giovani che non sono molto strutturati, perché vengono da esperienze sarde e non sarde, anche internazionali, anche dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, e sono tutte persone che hanno deciso di ritornare a casa, di non lavorare altrove e di lavorare sul proprio territorio. E questo è uno dei punti chiave, secondo me, di questo esperimento, perché si tratta veramente di un esperimento, che è quello di formare delle persone molto consapevoli, dal punto di vista intellettuale molto preparate, ma che hanno fatto una scelta precisa, che è quella di stare sul proprio territorio. Allora, come tutelare, valorizzare, promuovere in una forma contemporanea questo territorio? La salvaguardia e la tutela non è, dicevo prima, non sono due termini antichi, sono due termini contemporaneissimi. Ne è un esempio il fatto che uno dei primi testi, anzi il primo testo, 1972, Andrea Emiliani scrisse per una politica dei beni culturali pubblicata da Einaudi, è stato riedito anno 2015 con una prefazione di Andrea Emiliani in cui dice: forse ho sbagliato, forse questa non era la tutela che il mio sogno era una tutela diversa, non è quella che è stata fatta negli ultimi 40 anni. E negli ultimi 40 anni abbiamo appunto interpretato la salvaguardia e la tutela in un termine molto molto chiuso. Se utilizziamo questi due termini, pensiamo a qualcosa di punitivo. Quando qualcuno trova un mosaico, un pezzo di un archeologico, scavando le proprie fondamenta delle proprie case, dice: ecco, arriva la sovrintendenza, si blocca tutto, non potrò più costruire la mia casa, il mio scivolo, la mia piscina. Ecco, no, bisogna lavorare XXI secolo perché questo diventi un'opportunità. Un altro esperimento che stiamo facendo proprio in Regione Abruzzo è proprio con l'Università di Teramo, l'Università di Pescara, e grazie anche grazie al finanziamento regionale, è quello di Talenti per l'Archeologia. Talenti per l'Archeologia sono stati selezionati dei giovani professionisti,
anche questi con un livello di specializzazione molto alto, che si misurano sul tema dell'archeologia, di come far funzionare i siti archeologici, come far funzionare i musei archeologici, come far funzionare l'archeologia della regione Abruzzo. È una regione che ha un patrimonio immenso, gestito così in modo anche a volte un po' claustrofobico, e che nessuno conosce. Ma siamo nel XXI secolo, abbiamo degli strumenti strepitosi per poter informare. Ecco che allora i ragionamenti che siamo andati a fare anche in questo volume riguardano proprio la possibilità di aprire, di avere una cognizione nuova dei beni culturali, di parlare di musei. Roberta Piccinelli, che è qua, parla di museo come presidio e centro di interpretazione, come fenomeno globale. Il museo non è più un luogo di culto, non è più neanche cultura e edutainment, educazione, cultura, deve essere un luogo che si apre. Ecco che allora anche i nostri siti archeologici hanno bisogno di aprirsi, ma non si può sapere dove stanno, che cosa c'è dentro, se non si possono visitare o se si possono visitare un giorno sì e tre no, e se i reperti sono tenuti in cassettine nascoste. E magari pezzettini che al singolo visitatore non dicono nulla, perché hanno bisogno invece di un insieme per essere esibiti. Ecco, allora il XXI secolo ci dimostra che la tutela passa per la valorizzazione. Se noi abbiamo degli strumenti strepitosi, che sono le piattaforme digitali, che sono che è la rete, ormai è assodato che chi va sceglie di andare a vedere un museo non ci entra per caso e non legge più la guida del Turing, non gira più con la guida rossa, guarda online il sito del museo. L'hanno capito in tanti, l'hanno capito in Europa in tantissimi. Un caso, un esempio strepitoso è il nuovo sito del Rijksmuseum di Amsterdam. Il Rijksmuseum di Amsterdam ha un sito che è ancora più interattivo del nuovo museo, che è rimasto chiuso 5 anni, che è stato riaperto con grandissima attenzione dei media e che ha già totalizzato nell'anno scorso l'incredibile cifra di 18 milioni di visitatori. È sempre pieno, lavora 18 ore al giorno, offre opportunità di sfruttare il museo giorno e notte, di fare anche eventi dentro il museo. Noi abbiamo luoghi strepitosi che rimangono chiusi, devono essere non solo visitati, ma utilizzati. Non si sprecano, non si sciupano, non succede niente se non accendiamo cucine da campo in mezzo a una chiesa, ovviamente, però devono essere utilizzati. Lunedì scorso sono stata invitata all'apertura della Chiesa Nuova a Roma per il 55° anniversario della nascita di San Filippo Neri. In questa chiesa, che molti di voi conoscono, abbiamo Rubens, abbiamo due barocci, c'era la deposizione di Caravaggio, c'è Guido Reni, c'è Domenichino. Bene, gli oratoriani che sono rimasti sono 8 a occuparsi della Chiesa Nuova. I nostri turisti arrivano e dicono: certo che peccato che queste chiese siano in abbandono, però questa chiesa è chiusa, ma chi la apre questa chiesa? Cioè, ci vuole una nuova politica dei beni culturali. Ecco che allora il jacuzzi di Andrea Emiliani è proprio questo: forse ho sbagliato, forse era troppo utopico, forse ero troppo avanti per il 1972. Ho creato un mostro, ho creato delle strutture che sono diventate claustrofobiche, che invece non sono andate avanti con i tempi che corrono. Ora i tempi corrono velocissimi e siamo rimasti molto, molto indietro. Molto indietro, e molti ci hanno preceduto. Ci hanno preceduto gli olandesi, per esempio, ci hanno preceduto gli inglesi, che hanno questo sistema di National Trust strepitoso, che è privato e che gestisce coste, litorali, campagne, castelli, collezioni, oggetti mobili e immobili. È un trust, quindi ci sono dei trustees all'interno che mantengono. Se voi andate in Inghilterra, vi sarà successo, non andando a Londra ma andando sulla costa inglese, vi sarà capitato di pagare un biglietto per andare a vedere un pezzo di costa.
normale, certo, perché questa costa viene manutentata dal National Trust. E questo con gli allievi del Becca Master abbiamo analizzato tutte queste possibilità che ci sono di poter far fruttare il nostro patrimonio, ma non per beni, per un introito di tipo privato, ma proprio per poter mantenerlo. Se noi non lo manteniamo, lo perdiamo. Ecco che allora l'articolo 9, la salvaguardia, va guardato in avanti. E deve essere una parola chiave che ci aiuta a cavalcare invece una nuova visione, una nuova politica dei beni culturali. E di quello di cui io mi occupo è l'antichità, peraltro, non la contemporaneità, ma l'antichità sta nella contemporaneità. Tutto ciò che è passato deve vivere nella contemporaneità. Noi lo fruiamo nella contemporaneità. Ecco che allora le chiese di Venezia devono far pagare un biglietto. Io sono assolutamente d'accordo su questo. Venezia è diventata un grande Disney Tour. Come Disney Tour ha bisogno di un biglietto. Le pietre di Venezia, come diceva Ruskin, The Stone of Venice, sono pietre che parlano. Le pietre parlano finché ci sono, ma se noi le calpestiamo, milioni di persone contemporanee tutti i giorni, le pietre si assottigliano. E dobbiamo mantenere i canali di Venezia, vanno puliti una volta ogni 6 mesi, altrimenti sono delle cloache a cielo aperto. L'amministrazione comunale non può farsi carico di questo. Ci vogliono degli strumenti speciali per poter mantenere il patrimonio. Quindi l'esperimento sardo, secondo me, è importantissimo. Abbiamo portato questi modelli proprio per trovare delle nuove strutture, dei nuovi modi per mantenere. La Sardegna peraltro sta facendo un investimento anche in musei, questo MAN di Nuoro è un fiore all'occhiello, Nuoro sta in mezzo alla Sardegna eppure ha un centro d'eccellenza che ha prodotto peraltro un direttore che è andato al MAR di Rovereto, quindi significa che c'è stata Cristiana Collu parte da Nuoro e quindi significa che la politica che lei ha fatto lì ha avuto un riverbero tale che ha potuto essere sperimentata altrove, dove? In un altro posto dove hanno costruito un museo d'arte contemporanea. Ma il museo, vi dicevo prima, non è questo luogo chiuso, lo dice bene Roberta Piccinelli, è il centro di interpretazione del territorio. Ieri pomeriggio, dopo un convegno con l'UNESCO sull'anno della luce, siamo stati a Castelbasso. Castelbasso quest'anno ha fatto con 3 persone, tre insegnanti delle scuole del territorio teramano, un progetto che ha portato al museo a lavorare in un laboratorio sugli oggetti esposti esattamente 1000 bambini. 1000 sono tanti per un territorio così piccolo, per un paese così piccolo. Qualche anno fa feci fare una tesi di laurea magistrale sulla fruizione dei musei di Teramo, andando a scartabellare dove è possibile registri, biglietti, entrate, così, una cosa molto fatta in casa perché non c'è un registro comune. Bene, in un anno 100.000 persone sono entrate dentro i musei di Teramo, sono tantissime per il territorio teramano. Eppure ne parlai con il presidente della provincia di allora, sembrava che a nessuno interessa questa utenza, 100.000 persone che entrano e escono da dei luoghi che sono dei luoghi pubblici. Sono un tesoro che va coltivato. Come si chiamano queste persone? Le possiamo raggiungere? Abbiamo i mezzi adesso per raggiungerle una per una. Una per una, attraverso il sito del museo, un sito unificato. Ci vuole una politica di unione, non di separazione, dove tutto deve essere semplice, dove possiamo trovare dei giochi da fare online, a casa, dalla Danimarca. Dobbiamo riuscire a costruire il mosaico del leone di Teramo, ricostruirlo, costruiamolo assieme ai nostri bambini. Ci sono le tessere, riproduciamole, mettiamole assieme. Ci sono infiniti modi per portare fuori dal museo gli oggetti all'interno del museo. Ecco, la storia del collezionismo di cui io mi occupo in senso storico
mi aiuta a interpretare la contemporaneità, e questi colleghi con cui lavoro e con cui mi diverto a sperimentare, e anche i miei allievi dei dottorati di ricerca che mi aiutano anche a entrare nella contemporaneità delle nuove tecnologie, stanno dimostrando che l'articolo 9, la salvaguardia e la tutela guardano in avanti e non guardano solo indietro. Grazie. Ringraziamo la professoressa Morselli e ora mi rivolgo al professor Sacco, che molto spesso viene evocato nelle discussioni, nei ragionamenti e grosse parti. Lui non si offende come una torta di culo, ma ha scritto per Luigi Sacco, che è stato quasi istituzionalizzato, come dire, perché si può fare in modo che tutto questo giacimento culturale che noi abbiamo in realtà può rendere tanto, lo ha detto per Luigi Sacco. Molto spesso, come accade nella cultura da immagine, da tweet che ci caratterizza, non avendo mai letto naturalmente quello che è soluto, non avendoci riflettuto e pensato, soprattutto su questa idea, è molto interessante. Chi volesse avere appunto un approccio al Sacco pensiero, questo contributo di questo volume, che è molto denso, che però, diciamo anche provocatoriamente, che un po' caratterizza la fisionomia intellettuale del professor Sacco, che è più che un guru, un contro, diciamo, con tante situazioni che accadono, ci propone un'idea della incoerenza, diciamo, delle politiche pubbliche sul tema della cultura, del patrimonio culturale. Mi piace molto questo titolo, dice: l'Italia che verrà, quando? Perché in realtà in questo presente non ci sono le premesse del futuro che noi vorremmo che fosse. Quindi in questo senso appunto gli cedo la parola, grazie. Sì, grazie mille. Io sono ovviamente molto contento di essere qui, perché ci tengo molto a ricordare questa città dove sono nato, dove sono formato, quindi devo dire, ogni volta che ci torno non posso nascondere una certa commozione. Mi rendo anche conto che questo è un momento molto difficile, lo ricordava prima il sindaco, lo capiamo, basta vedere per qualcuno come me che viene a Pescara soltanto, come dire, a certi intervalli, vedo anche proprio un'oggettiva difficoltà, si capisce che l'economia locale è un momento difficile, che ha bisogno di ripensarsi per certi versi dal punto di vista dei modelli. Ora io vorrei impostare il mio intervento con una piccola riflessione, il più possibile pratica, anche proprio partendo dalla logica di quello che c'è scritto in questo contributo, in questo volume, per capire che cosa può fare la cultura oggi per l'Abruzzo e soprattutto come. Allora, a me sembra un po' curioso che un volume curato da tre abruzzesi parla di un'esperienza partenzante, è una cosa un po' bizzarra da un certo punto di vista, però tanto bizzarra non è, perché in effetti io stesso devo dire che in più di 20 anni di lavoro, l'unica, ma dico l'unica esperienza di tutta la mia carriera, nella quale sono riuscito a portare avanti un progetto senza che la stessa politica che l'aveva commissionato lo interrompesse, è stato durante l'amministrazione di Renato Soto come presidente della Regione Sardegna, nella quale appunto io mi sono trovato a lavorare come advisor, diciamo, delle politiche culturali di Soto, e abbiamo sviluppato un progetto di pianificazione territoriale che allora aveva oggettivamente delle caratteristiche di forte originalità. Poi naturalmente succede sempre come succede, cioè ci sono i cicli elettorali e chi viene dopo lavora per smontare quello che aveva fatto chi veniva prima. Però questa cosa non è casuale e vorrei spiegare perché, cioè perché invece nella stragrande maggioranza del lavoro che io mi sono trovato a fare per ormai più di 20 anni, purtroppo perché il tempo passa in Italia, ho collezionato, e lo dico molto serenamente, soltanto una lunga sequenza di fallimenti. Allora la ragione è molto semplice, perché noi facciamo un'enorme fatica a capire in che senso
la cultura può produrre sviluppo. E vorrei fare un esempio tipico che è uno dei tanti di questi fallimenti, ma uno che per certi versi, secondo me, ci permette di partire con un esempio lucido per capire invece cosa si può fare concretamente. Allora, a me è capitato di essere chiamato dal Comune di Vicenza qualche anno fa per sviluppare un progetto che effettivamente alla lettera suonava entusiasmante. Allora, al centro di Vicenza c'è una meravigliosa architettura che è la Basilica Pantaleone, uno dei capolavori dell'architettura di tutti i tempi. Per tutta una serie di ragioni la Basilica Palladiana era rimasta chiusa per molto tempo, aveva avuto problematiche importanti, che avevano richiesto un restauro, che in effetti era stato generosamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, che ha ovviamente molti interessi anche a Vicenza e che quindi aveva sviluppato questo progetto. A me il Comune di Vicenza aveva chiesto di pensare insieme all'amministrazione comunale quale destinazione d'uso potesse avere la Basilica Palladiana riaperta come centro innovativo di produzione e animazione culturale. Ora, bisogna pensare che Vicenza è la terza provincia industriale d'Italia, cioè da sola Vicenza esporta di più del Portogallo, per farci vedere. Per cui siamo in una situazione nella quale ci sono aziende importanti, ma sono delle aziende che sono in gran parte orientate proprio a temi che con la cultura hanno moltissimo a che fare. Sono aziende che tutto sommato devono una capacità estremamente intelligente di usare il design. Vi faccio qualche esempio. Disney, una delle più grandi aziende, diciamo, di alta fascia di abbigliamento a piacere per gioco. Bisazza, che è il leader mondiale delle piastrelle di alto profilo per i bambini, per capirci, quelle micro piastrelle bellissime che vediamo da per. Oppure, che vi posso dire, Bonotto, che fa tutti i filati più importanti per le più grandi aziende di moda mondiale. Oppure Dainese, che fa tutte le attrezzature per lo sport estremo, lavora per le tute della NASA, eccetera, eccetera. Cioè, ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con aziende che magari lavorano in campi molto diversi tra di loro, ma hanno un obiettivo comune. Questo obiettivo è innovare. Cioè, questa gente riesce a stare sul mercato non perché decentralizza in India, perché molte cose le produce anche sul territorio, ma perché ha continuamente un'idea migliore dei loro concorrenti. Allora, se uno pensa a un'architettura come quella di Palladio e alla Basilica Palladiana, uno pensa che quello era un posto che nel 500 a Vicenza serviva a fare incontrare la gente che faceva commercio. Cioè, non era né una chiesa, posso suggerire il termine basilica, che va inteso nel senso romano originale, cioè come il luogo di commercio, né era, come dire, un luogo di intrattenimento, era proprio il luogo dove si faceva delle affari. Allora, un'architettura come quella è un'architettura che ci dovrebbe far pensare che uno come Palladio era interessato a stimolare le persone a pensare, non soltanto a contemplare. Allora, noi proponiamo un progetto. Allora, io apro praticamente un ufficio nel Comune e comincio a parlare con tutti i rappresentanti del territorio, gli imprenditori stessi per primo, le associazioni culturali, la stessa pubblica amministrazione, tutti i soggetti che di fatto in un modo o nell'altro potevano essere interessati a capire cosa fare. Decidiamo insieme che quello spazio può diventare uno degli spazi polifunzionali più avanzati d'Europa, lavorando contemporaneamente non solo a fare questo, ma lavorando per esempio sull'incubazione di nuova impresa creativa giovanile, sulla accelerazione dei processi innovativi per le imprese che ci sono già e non sono inserite in un monotono, quindi che hanno bisogno di fare il salto. Lavoriamo per esempio su un centro di aggregazione che durante il giorno si rivolge agli anziani che non sanno che cosa fare durante la giornata, che oggi sappiamo attraverso la cultura invece possono migliorare enormemente la loro qualità della vita, insomma tutta una serie di cose così. Approviamo il progetto, lo presentiamo alla città con un consenso assoluto. A questo punto si sveglia il presidente della fondazione bancaria della Cassa di Risparmio di Verona e dice: che cos'è questa scienza? Io di questa roba non capisco una cazzo, il signore è ottuagenario. Io voglio grandi mostre. Allora lui cosa fa? Da un giorno all'altro smonta completamente il progetto, l'amministrazione gli va dietro senza farlo piega e comincia quel ciclo di cose che vedete tuttora, il cui ultimo meraviglioso prodotto si chiama Tutankhamon, Caravaggio la Monca. Allora, se voi oggi chiedete ai vicentini se sono contenti di questa roba qui, mediamente vi risponderanno di sì, perché diranno: caspita, abbiamo file fuori dalla basilica di gente che vuol venire a vedere questa mostra. Curiosamente gli insegnanti di liceo di Vicenza si sono rifiutati di portarci gli studenti perché hanno detto, cioè, dopo avergli insegnato storia dell'arte in un certo modo, poi arriva questa specie di minestrone e
e noi a questo punto non sappiamo più come giustificare quello che gli abbiamo detto fino a un minuto prima. Bene, ma i vicentini mediamente sono contenti perché c'è la fila fuori dalla porta di gente che va a vedere la mostra, poi va al ristorante e va all'albergo. Cioè il classico modello italiano della valorizzazione, no? Quello che ci raccontano tutti i giorni. Nessuno però si chiede, in conseguenza di questo, cosa faranno Diesel, Minardi, Sarso, Bonotto quando dovranno aprire il nuovo centro di innovazione. Ve lo dico io, lo apriranno a Hong Kong. Perché naturalmente nel momento in cui questa città, l'unica cosa che pensa di fare con la cultura è fare grandi eventi senza nessun contenuto che al di là del pranzo al ristorante o della cena in albergo non lasciano assolutamente nulla, ovviamente dirà, beh, se questo territorio non è maturo io sarò anche vicentino, ma insomma a un certo punto gli affari sono affari, a Hong Kong sono svegli, qua sono addormentati, ci sono gli attuagenari che decidono come si fanno le mostre, con tutto il rispetto, perché naturalmente, come dire, soprattutto neanche specialisti, perché poi alla fine lo decide un funzionario di banca, questo tipo di cosa qui. Quindi capite bene che da questo punto di vista poi un certo tipo di deriva si prende, ma di questo naturalmente non si accorge nessuno. Allora, la mia esperienza di 20 anni di lavoro in Italia nella pianificazione culturale è stata tutta così. Cioè, ogni volta si comincia un progetto, si parte con entusiasmo e nel momento in cui si arriva alla resa dei conti, nella quale veramente si deve provare a fare un salto di qualità dal punto di vista innovativo, si ferma tutto. Quindi io, diciamo, con una decisione pratica, visto che le vite non sono infinite, ho praticamente smesso di lavorare in Italia, adesso lavoro prevalentemente in Svezia e con la Commissione Europea. E non mi sembra di lavorare perché curiosamente le cose si possono fare. Ora, non dico questo per fare polemica, anche perché non sarei qui se volessi fare puramente polemica. Dico questo perché allora, sulla base di un esempio come quello che ho appena fatto, noi dobbiamo capire che se vogliamo veramente lavorare sullo sviluppo a base culturale, dobbiamo veramente toglierci di dosso un po' di impostazioni culturali. La prima è questa benedetta fesseria della valorizzazione. Allora, vorrei dirlo una volta per tutti, con i musei non si fanno profitti. Chiunque ha visto il bilancio di un museo sa che il bilancio di un museo non può essere inattivo, punto. Quindi la smettessero di raccontarci queste cretinate, le stesse mostre come Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh, se non ci fosse una generosa fondazione che sta lì a pagare queste cifre per questi enormi costi di noleggio delle opere, non si potrebbe fare. E mi chiedo se quegli stessi soldi non si potrebbero usare in maniera un po' più intelligente di così. Primo punto. Che cosa si può fare allora? Allora, in Europa sta avvenendo qualcosa di cui noi non ci accorgiamo e che invece dovremmo considerare con grande attenzione. Non a caso l'Italia è estremamente marginalizzata in questo momento in Europa, perché siccome continua a insistere con questa fesseria della valorizzazione, che tra l'altro è un termine intraducibile, cioè non c'è praticamente nessun'altra lingua perché non si sa veramente cosa voglia dire, quello che l'Europa sta invece in questo momento facendo sono due cose. E su queste due cose, secondo me, noi in questo momento, scusate se dico no, perché comunque sono abruzzese, mi sento tanto, sono due cose sulle quali potremmo e dovremmo lavorare molto meglio. La prima si chiama industrie culturali creative ed è semplicemente il riconoscimento del fatto che se oggi c'è un settore in atto, in crescita, è il settore culturale che, badate bene, non è opposto ai musei. Non sto dicendo che i musei e le istituzioni culturali che senza finanziamenti di qualche tipo pubblico o privato non possono sopravvivere, non vadano bene, dovrebbero essere chiusi. No, sono solo una parte di una filiera. Se volessimo in qualche modo confrontarlo con quello che avviene nella scienza e nella tecnologia, le istituzioni culturali che non hanno una forma industriale, di musei, di teatri, sono fondamentalmente come i centri di ricerca e sviluppo. Cioè non sono lì per fare soldi, sono lì per produrre idee, sono lì per sperimentare, ok? Poi però fatto questo c'è tutto il resto, e tutto il resto oggi si chiama appunto industrie culturali creative. Alcune di queste noi italiani le abbiamo sempre avute, si chiamano moda, design, ma non le abbiamo mai considerate cultura, incredibilmente, non a caso le consideriamo manifattura. Ed è questo che permette a degli acuti ex ministri di dire che con la cultura non si mangia. È una, chiaramente una sciocchezza, ma il grosso problema è che siccome noi non chiamiamo cultura un pezzo di quello che lo è, ovviamente non capiamo come funziona questo tipo di sistema. D'altra parte oggi ci sono dei settori che stanno crescendo ancora più velocemente del design e della moda, che sono il settore dei videogiochi e il settore dei contenuti digitali per le piattaforme online. Allora, facciamo rapidamente chiarezza su un paio di cose. 3 minuti e finisco. Facciamo rapidamente chiarezza su un paio di cose. I videogiochi non sono soltanto intrattenimento. Sarebbe come dire che il cinema sono soltanto i film di Bruce Willis che spara la gente.
Cioè, i videogiochi hanno una componente di intrattenimento importante e ancora il settore trainante, ma nel giro di 10 anni il settore dei videogiochi con cui si faranno più soldi sono i giochi serie, cioè la piattaforma digitale che trasformerà i videogiochi nei libri di testo della prossima generazione. Già oggi noi abbiamo una chiarissima idea di come questo sta avvenendo, di come si faccia innovazione di base importantissima all'interno di questo tipo di settore, tanto che in futuro i videogiochi verranno usati per aiutare le strutture ludiche, non necessariamente verranno usate per aiutare la comunità a decidere come si spendono i bilanci pubblici, per lavorare sulle specializzazioni più complesse dal punto di vista della simulazione, come la formazione dei chirurghi o dei piloti d'aereo, eccetera, cosa che già avviene. E per esempio li utilizzeremo per imparare il cinese piuttosto che per imparare la matematica delle strutture che fanno stare in piedi i palazzi. Allora, sono settori dalle enormi potenzialità su cui ci sono naturalmente degli spazi enormi. I contenuti per le piattaforme digitali sono da questo punto di vista ancora più importanti. Voi pensate che oggi le quattro aziende più grandi dell'economia digitale mondiale, quindi Apple, Facebook, Amazon ed Apple, sono tutte e quattro, per motivi diversi, aziende che stanno investendo enormemente nell'innovazione culturale, ognuno a modo suo, secondo un modello diverso. Okay? Questo per dare l'idea di quanto è rilevante la cultura dell'economia. Allora, il punto è, l'Europa oggi, se nel passato era interessata a dare, per esempio, i fondi della sua cosiddetta politica di coesione, quelli che si chiamano i fondi strutturali nel campo della cultura, soprattutto per restaurare monumenti e per, appunto, fare, diciamo, delle operazioni di recupero di qualche tipo di antichità o di tesori culturali poco conosciuti, oggi fondamentalmente condiziona la sua strategia di sviluppo culturale essenzialmente all'incentivazione dell'industria culturale. Questo significa che ci sono grandi possibilità di risorse che vanno spese comunque, perché all'interno per esempio del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ci sono delle linee di finanziamento, che sono quelle destinate alla cultura, il cosiddetto obiettivo tematico 6, che possono essere spese in questo modo. E oggi le regioni che stanno imparando a farlo stanno crescendo in maniera incredibilmente più rapida di quelle che non lo fanno, ma soprattutto stanno dando posti di lavoro ai giovani. Allora, io vengo proprio adesso da una cosa che abbiamo fatto sulle piattaforme digitali a Mons, ero lì in Benin, che è la capitale europea della cultura di quest'anno, una delle due, una del Belgio, e parlavo con un mio collega finlandese che sta in una piccola area di Rupo e a Monsese, infatti. Allora, parlavo con questo mio collega finlandese che sta in una piccola provincia a cavallo con la frontiera della Russia, e lui dice che praticamente loro stanno interamente ridisegnando la loro economia per diventare un polo mondiale dei videogiochi. La disoccupazione giovanile lì non esiste. Questo non vuol dire che chiunque immediatamente trova lavoro, ma vuol dire che se io faccio un lavoro importante che, come dire, dirige la formazione delle competenze verso questo tipo di settori, posso ottenere delle opportunità importantissime per quelle stesse persone che, studiando altrettanto, apparentemente le stesse cose, poi vanno a fare il barista, con tutto il rispetto. Allora, è chiaro quindi che da questo punto di vista il primo tema è darsi una strategia coerente per sviluppare non tutte le possibili industrie culturali, ma quelle che sono adatte per un territorio. Allora, voi mi chiederete, l'Italia come paese ce l'ha una strategia per le industrie culturali? No, è l'unico paese europeo grande che non ce l'ha. Con tutto il fatto che è uno dei più grandi come settore, voi pensate che tra le 25 regioni che hanno più impiegati occupati nell'industria culturale in Europa, di 25 regioni, 5 sono italiane, e noi non abbiamo un piano nazionale per l'industria culturale. Allora, quindi noi qui dobbiamo costruire tutto. O rinunciare ormai all'idea che questo ragionamento si possa fare a livello di sistema paese, ci ho provato, ci ho riprovato, basta, ci provi qualcun altro. Però credo che invece questo si possa fare a livello regionale, perché a livello regionale noi sappiamo già che nel passato ciclo di pianificazione l'Europa, rassegnata al fatto che non poteva avere l'Italia come interlocutori su questi temi, ha trovato delle regioni interlocutrici. Sapete qual è stata la regione italiana più virtuosa a lavorare su queste opportunità nel precedente ciclo? La Puglia, che a tutti gli effetti si è qualificata come una regione innovativa che grazie a questo ha avuto dei benefici enormi. Posso già dire purtroppo che a questo giro la Puglia comunque andranno alle elezioni domenica 9 giugno, perché ormai
come dire, il vento tira da un'altra parte e sicuramente questa non è una priorità politica. Ci si può provare, però diciamo che è difficile. Fatto sta che quindi, per esempio, nel rapporto con Bruxelles si ha un buco molto importante che può essere riempito. Secondo tema, quindi il primo tema sono le industrie culturali. Il secondo tema, che è completamente nuovo, che sta emergendo adesso nella pianificazione, è quello dei cosiddetti crossover, cioè degli incroci. Cioè la nuova commissione Juncker si è resa conto del fatto che in questi chiari di luna pensare di dare più soldi alla cultura con tutto quello che succede in Europa è una follia, non accadrà mai, anche perché ci sono alcuni paesi che sono decisamente contrari, tipo l'Ungheria. Chi è il commissario europeo alla cultura? L'Ungheria. Allora, detto questo, la cosa interessante però è che la Commissione ha trovato un modo estremamente ingegnoso per spingere la cultura, che è quello di sottolineare i legami che la cultura ha con tutti gli altri settori. Sta cominciando un lavoro importante, devo dire, un lavoro che in questo momento mi coinvolge anche personalmente, quindi parlo di cose che conosco veramente in prima persona. Sta cominciando un lavoro estremamente interessante di connessione tra la cultura e la sanità, perché oggi per esempio sappiamo che il futuro del welfare ha delle componenti importantissime. Sta cominciando un lavoro sul rapporto tra cultura e innovazione, sta per cominciare un lavoro importantissimo su cultura e coesione sociale, e già cominciato, eravamo a Mons per quello, un progetto sul rapporto in particolare tra scienza, tecnologia e arte come piattaforma di innovazione africana. Allora l'Europa sta facendo queste cose non hanno nulla a che fare con questi modelli di valorizzazione stravecchi e inutili. Sono delle cose sulle quali, tra l'altro, noi italiani abbiamo tantissime competenze, tantissimi giovani bravi. Dobbiamo trovare semplicemente una piattaforma concreta per farle succedere. Visto che abbiamo la fortuna qui di avere il Presidente della Regione Abruzzo, io mi permetto umilmente di suggerire che la Regione, proprio perché siamo all'inizio di un ciclo di pianificazione, proprio perché purtroppo, per tutta una serie di ragioni, siamo rescivolati nell'obiettivo convergente, che quindi ci dà più risorse di quelle che avremmo avuto se avessimo mantenuto la nostra distanza dal reddito medio europeo del precedente ciclo. E soprattutto perché in Italia c'è un vuoto assordante proposto da questo punto di vista, una regione come l'Abruzzo e una città come Pescara, che si è sempre qualificata come identità, come una città che ha sempre provato a lavorare sulla sperimentazione, sulla produzione culturale come poche altre città italiane, ha veramente tutte le condizioni, se vuole davvero, per poter fare un discorso di questo. Il punto è questo: siamo all'inizio della pianificazione, siamo anche in una fase nella quale si cominciano a creare le alleanze per attrarre non solo le risorse che già abbiamo dei fondi di coesione, quindi Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, ma anche di quelle che sono invece le risorse competitive, cioè i vari programmi, Creativa, Horizon, Interreg che sta per partire. Su tutti questi progetti, muoversi subito, muoversi tempestivamente e soprattutto muoversi bene può fare la differenza tra trovarsi con un flusso di risorse e non trovarsi con un flusso di risorse che, se nel ciclo precedente aveva tante alternative, in questo ciclo non ne ha. Cioè noi cominciamo, chiunque nel campo della cultura oggi sa che o si prova ad andare davvero in Europa e provare ad avere risorse lì, o tanto vale, non dico chiudere bottega, ma tanto vale lavorare in condizioni di bricolage e di autofinanziamento, perché le altre fonti si stanno rapidamente tagliando. Quindi o si prova a fare un lavoro davvero serio da questo punto di vista, o le alternative sono veramente poche. Questa regione, secondo me, ha le possibilità di farcela, siamo nel momento giusto, occorre da questo punto di vista, come dire, non semplicemente muoversi, ma avere una visione. Allora, i temi sono chiari, ci sono le industrie culturali, ci sono i crossover culturali. In Italia non se ne è accorto nessuno. Se per una volta l'Abruzzo fosse prima ad accorgersi a fare qualcosa di concreto per muoversi in questa direzione, sarebbe bello. Grazie. Direi che il professor Sacco, utilizzando un modo di scrivere che utilizza spesso Cacciari, ha fatto una efficace provocazione, cioè ha chiamato a parlare poi di questo punto, diciamo, chi attualmente ha l'onere del Ministero della Regione Abruzzo, perché ha chiaramente detto che fiducia nel sistema Italia poca,
Nel sistema regionale è tutta da vedere, sicuramente si può scrivere e fare molto, e quindi quale migliore occasione adesso per far parlare Luciano D'Alfonso. Grazie. Io ci provo ad essere in linea con la provocazione,